Quindi è già una specie di rivoluzione, ci siamo in mezzo, non ce ne accorgiamo, ma abbiamo già fatto una rivoluzione straordinaria. Noi stiamo perseguendo un sogno e non ci credeva nessuno. Adesso è un sogno, se sogni da solo, sei lì, sogni e dormi. Se sogni in 10 milioni di persone, comincia a essere un bel casino per quelle lì. Quindi, e loro cercano assolutamente di non farci sognare, se non ci fanno sognare, noi non li faremo dormire. Allora, sta succedendo qualsiasi cosa come nelle previsioni, solo che bisogna cercare di capire. Allora, per capire non ci vuole più un senso logico delle cose. Bisogna che ti appendi a testa in giù, e a testa in giù vedi questo mondo capovolto, finalmente lo vedi un po' com'è, parlamentari che vengono arrestati, vengono votati, vengono arrestati di nuovo. L'Expo, dentro c'è PD, PDL, PD meno L, è anni che parliamo di queste cose, anni. Finalmente adesso vengono fuori tutte le cose, quindi non è neanche più di stare lì a dire che noi siamo meglio, noi non siamo né meglio né peggio, siamo un'altra cosa, siamo un'altra cosa, e l'ho vista l'Expo. E io sono sempre quello, signori, non mi sono inventato nulla, non sono diventato un politico. Sono quello che gridava negli stadi, grido ancora, nel mio modo di fare. E tutti che dicono che grido le parolacce. E cosa devo fare? Gridare è una rabbia buona in fondo, dai! È una rabbia buona, lo sento, questo non è un comizio, questo è uno scambio di fluidi. Io mio, non è un comizio. Lo sentite anche voi, no? Quella rabbia, se la rabbia ha unito 10 milioni di persone, è una rabbia sana. È una rabbia che ci porta nelle piazze, mica a sfasciare delle vetrine o fare degli incontri di a manganellate con la polizia. Ci ha portato per le strade quei banchetti d'inverno a raccogliere firme, a fare gli dei e andare lì e essere eletti. E abbiamo 158 parlamentari, sono sempre 58, 158, ogni tanto cambiano un po', ci sono sempre, ci siete. Bene, abbiamo dentro della gente che fa una vita infernale. Una vita infernale, perché col 25 ci hanno messo lì, e allora questo sta cambiando assolutamente tutto, stiamo vincendo, e questo bisogna, ma non me lo dico così, abbiamo fatto un sondaggio, saremmo al 92%, ora bisogna convincere quegli altri 8%. Noi, guardate, sono andata all'Expo, allora ecco perché ci vuole l'occhio di un comico, io sono sempre quello lì, sono quello che andava per le piazze a gridare nella Parma, sono quello che andava nei consigli di amministrazione della Telecom due volte sono andato nelle banche, ultimamente sono andato nel Monte dei Paschi di Siena e c'erano sempre gli stessi col sorrisino e c'era Profumo, e Profumo che mi guardava la prima volta col sorriso e mi ha riguardato col sorriso, uno che se ne va dall'Unicredit lasciando 13 miliardi di debito e viene ricompensato con 40 milioni di bonus, è un paese straordinario alla rovescia. Ora io sono adesso, prima dicevano che noi eravamo l'antipolitica, quelli che arrivano i grillini, un po' i coglioncelli, gli svalutatori del computer, e sarà una cosa veloce come l'uomo qualunque, non ci saranno più tra un po', non abbiamo nessun problema, dicevano, con questi qui, e invece ci siamo ancora, e come ci siamo? Però adesso non ci chiamano più i grillini, ci chiamano i fascisti, i nazisti. Adesso siamo cattivi, Schulz viene da
dall'Europa, da Bruxelles, Schulz, e si permette di dire delle cose incredibili. Si permette di dire che io sono Stalin, hai capito? Questo qui, tedesco, mi paragona a Stalin. Primo, se non era per Stalin che vinceva la guerra contro la Germania, lui era lì al Parlamento Europeo con una svastica nazista qua. Quindi, io non sono Stalin, io sono peggio di Stalin, leggermente peggio. Io me li prendo, mi prendo tutte le offese del mondo, per l'amor di Dio. Ma da questo qui che arriva dalla Germania a farsi la campagna elettorale con i soldi dell'Unione Europea, quindi anche i miei soldi, quando i suoi colleghi che sono candidati alla presidenza della Commissione si sono autosospesi fino alle elezioni, lui no, viene qua a paragonare, a offendere 10 milioni di italiani in un paese straniero. Schulz, hai detto che noi siamo un venticello che passerà. Schulz, noi non siamo un venticello, noi saremo un tornado, comincia ad aggrapparti alla Merkel, perché ti manderemo a fare il culo a Schulz. Per favore, non mi permettere. Allora, poi abbiamo questi cimbelli che vanno in televisione, che non azzeccano una. Abbiamo questa salma che sembra un cofano di un maggiolino, parla dello psiconarma. Ecco, non posso neanche più dire delle cose, delle battute, perché mi denunciano subito. Adesso io sono un capopopolo politico, non sono un comico, non c'è più un diritto di satira. Dico psiconarma l'associazione nana, ha detto sono ripetiti, ti quereliamo. Gli psicotici del PD ha detto ti quereliamo anche noi. Devo stare molto attento. E il nano che zampetta, che dice che io sono Hitler, che ci buttano in un cesso quando andiamo a Bruxelles. Questo nanetto che dice che io sono... Hai ragione, Berlusconi. Hai ragione, io sono cattivissimo. E ti prometto che nel primo giorno che andremo a governare questo paese, tu o vai in Libano o prendi 20 anni di galera. Processo pubblico e lo faremo in via digitale, non violento, assolutamente non violento, ma abbiamo diritto a rifarci per almeno moralmente di 20 anni di soprusi, di ladrocinio. Hanno ridotto questo paese che è una vergogna. Li processeremo, andremo a prendere, non devono solo andare a casa, devono andare a casa, ma prima di andare a casa faremo una verifica fiscale, come hanno fatto loro su di noi. Noi vogliamo sapere come spendono loro i nostri soldi e non il contrario. E lo faremo, vedremo. E poi faremo un processo virtuale, sulla rete. Andremo a vedere chi sono i responsabili, dall'informazione ai grandi imprenditori, ai politici. Vedremo quanto ha guadagnato prima di entrare in politica, durante e dopo. E deve essere congruo. E se non è congruo, interverrà la magistratura. Abbiamo tutto il diritto di sputargli in faccia in modo digitale. Sullo schermo, tutto. Fai la ripulisci, tu, sullo schermo. E lo sa la stampa, lo sa l'informazione, che è complice di questo disastro dell'Italia. Siamo di nuovo 70esimi come libertà di stampa, di nuovo, House of Freedom, ci ha messo di nuovo come paese semilibero, per questa gente qua, questa gente che viene al pomeriggio a fare una ripresa nella piazza, vuota, poi fa una ripresa dal basso verso l'alto a me, e dice la piazza è vuota. Questo è il loro modo di informazione. Lasciamolo credere all'Ebettino che gira con la scorta, lasciamolo credere. Io non ho i bambini che vengono qua e fanno grillo. Bisogna prendere quelle maestre di scuola e licenziarle, perché non puoi portare i bambini a fare il tifo per una... Ma si vede che è una persona, io l'ho visto, lo vedi, lo capisci, è possibile che non riusciamo più a distinguere le facce delle persone? Una volta c'era questa distinzione, lo vedevi già dalla faccia, lo vedevi che era un bamboccio, vedi che gira, fa, io l'ho conosciuto lì quando abbiamo avuto quell'incontro lì, l'ho conosciuto, tu dici perché non hai parlato, non l'hai fatto parlare, che cosa faccio parlare? Uno che mente dalla mattina alla sera. Mente, viene lì, mi fa prima di andare lì, mi dice, Beppe, amicone, Beh,
me, vieni. Guarda, io non ti chiedo niente, ti dico solo una cosa. Non voglio assolutamente con questa faccina che... Sai, ha una faccia, che quelli lì li abbiamo sempre avuti, ognuno di noi a scuola. Ce l'avevi a scuola, quello che sapeva tutto un po', che parlava appena parlava di Davide, gli schiaffi nelle orecchie, te lo ricordo. Quello che copiava il compito, poi diceva che era lui che era stato copiato. Quindi mi dice, Beppe, guarda, stai tranquillo, non voglio niente, non voglio niente, devi solo stare zitto a me e ascoltare quello che ti devo dire. Ma io sapevo quello che doveva dire. Era tutto il programma del 5 Stelle, cosa stavo lì come uno scemo che mi diceva tutte le balle che diceva. Allora aboliamo le province, so che non è vero, perché hanno abolito niente, hanno aumentato di 36.000 i consiglieri e 5.300 assessori. Che cosa sto a sentir parlare uno che ha sempre mentito, uno che una settimana prima diceva mai Presidente del Consiglio senza elezioni, facciamo la legge elettorale, ha fatto una legge elettorale con un massone e con uno che non può andare a votare, il nano. Allora cosa sto a pensare? E allora poi mi sono chiesto, ma io che cosa sto qua seduto davanti a chi? Chi è questo qua? Io perlomeno, e qui divento un po' un megalomane, me lo dovete concedere, ma io perlomeno sono un capo politico che rappresento 10 milioni di persone, e lui che cazzo rappresenta? Niente! E allora? E certo! E allora va, raccontano balle, vanno nei talk show, vanno in televisione, ci vado anch'io adesso, ci vado anch'io, io non vado da Vespa, vado dentro, ci vado dentro, mi immergo, vado dentro a questa informazione di regime, ci vado dentro, ci voglio andare dentro e dire quello che penso della RAI, della loro informazione, del giornalismo in Italia. Ma è pazzesco, la RAI, 13.000 dipendenti, e adesso si parla di, Renzi è andato lì a Ballarò a chiedere perché deve fare un taglio di 250 milioni per togliere la RAI Way. RAI Way sono le colonne, la RAI Way è il segnale, sono le antenne, non puoi dare a una multinazionale la proprietà del segnale della RAI, lo capisce anche un bambino. Allora ha già aperto il mercato a qualsiasi cosa, il primo gol che si fa, quando si fa un gol e si prende il possesso di un paese, vai e prendi il segnale della televisione pubblica, lo sanno anche i bambini, e tu lo vendi così, quando c'è una RAI marcia dai vertici, marcia, 13.000 dipendenti, 1.700 miliardi di costo, 13.000 dipendenti, tutti sottoutilizzati, perché il 60% del fatturato lo fanno fuori, 5 società, le Happy Five gestiscono 1 miliardo di euro dei nostri soldi, dato che c'è Fico, un nome straordinario, che gestisce la vigilanza RAI, sappiamo tutto, abbiamo chiesto al CDA i nomi delle cinque società che gestiscono fuori i nostri soldi, 1 miliardo di euro, non ce l'hanno dato, non ci hanno dato i nomi, ha detto una privacy, come la privacy, ma lì c'è la Tarantola, c'è Gerardo Colombo, un magistrato, neanche lui, omertà totale, e allora sappiamo chi sono, il figlio di, il cognato di, la figlia di, sono tutti questi qua. E loro vanno a tagliare che cosa? Il segnale? Vanno a tagliare il segnale? Ma stiamo scherzando? Hanno centinaia di dirigenti a 200.000 euro all'anno, non sanno neanche chi sono. Davano 750.000 euro a comunione e disinformazione a Rimini. Fanno regali da 500.000 euro in regali, orologi, bracciali, orecchini. Ma cos'è? Cos'è diventata questa roba? Perde l'anno scorso 250 milioni. E il prossimo anno si avvia sul doppio, una doppia perdita, una doppia, quasi 450 milioni. Stanno andando giù e noi siamo lì. Ecco perché c'è questo accanimento su di me, i dossier su di loro. C'è un accanimento perché lo sanno che il secondo giorno che saremo a governare faremo quello che abbiamo sempre detto. Via i rimborsi elettorali agli editori, via i soldi ai giornali, se vogliono fare un giornale lo fanno con chi li legge, basta. L'Unità 4 milioni, il giornale 5 milioni, il Foglio 2 milioni, il Sole 24 ore, 24 milioni. Ma scusate un attimo, non esiste al mondo una Confindustria
che abbia un giornale, una radio, non c'è al mondo. E allora ecco il conflitto di interessi, sono anni che parliamo di queste cose, sono sempre quelle cose lì. Allora dalla RAI se ne devono andare i partiti, via, fuori dai coglioni i partiti, fuori dai coglioni la pubblicità, fuori. Ma è semplice, non è difficile, non è difficile, sono anni che diciamo queste cose. E allora il conflitto di interessi bisogna farlo così, l'informazione, l'editore o è puro o non fa l'editore, non puoi darlo a un trust di banca la gestione del Corriere. Perché un giornalista come fa a fare un pezzo sul Monte dei Paschi, sinceramente, quando il suo editore è una banca? Oppure lo stesso Monte dei Paschi? Come si fa un'azienda automobilistica a avere la stampa e essere dentro il Corriere? Come si fa uno che di essere numero uno del PD, che vive in Svizzera, che c'ha i giornali, Repubblica, L'Espresso, che fa i dossier su di me, su di loro? Dossier! Dossier, paginate, paginate sui miei soldi, cazzo, io sono il miliardario e Casaleggio è un guru e siamo pieni di soldi col blog e prendiamo per il culo milioni di italiani. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica, l'ho già pubblicata 3 volte e un giornalista che abbia il coraggio di dirlo, portala lì e ne discutiamo con la mia dichiarazione dei redditi. Casaleggio è un SRL, ha guadagnato 60.000 euro in un anno con 20 dipendenti. I nostri soldi e i titoli, cascate d'oro. Ecco, fanno queste cose, ma non sempre fatte. Hanno se il potere reagisce così sulla persona, sempre. Da Roosevelt nel 38, quando si candidava, lo prendevano per il culo perché era paraplegico. Addirittura il paraplegico e la checca economista che si portava dietro, un inglese, lo nominavano così sulla famiglia e sulla malattia. 200 milioni di dollari hanno investito per sputanare Roosevelt e Roosevelt ha vinto col 58% perché era un dilettante. Noi vinceremo col 75%. Prima hanno portato un terreno agricolo a edificabile in mano dei privati, a delle SPA. Lo scambio è quello, non c'è scambio di denaro, c'è scambio di centinaia di migliaia di volte il valore di un terreno. Dopo tra 6 mesi ci faranno uno stadio, ci faranno, non so, dei supermercati, posteggi, cemento. Non hanno un'idea del futuro che non passi sul cemento e calcestruzzo. Non ce l'hanno. E poi di nuovo, Greganti, il conto canarino, come si chiamava? Il conto di Greganti. Puccina, come si chiamava? Gabriele, sei non sei preparato, non sei. Il conto Gabriele ancora Greganti, l'uomo è diventato un idolo per la sinistra, come Mangano è l'idolo della destra, lui è l'idolo, signor, quello che non parla, quello che non dice niente, quello che entrava in Parlamento, entrava al Senato, l'hanno pedinato la finanza, l'hanno firmato che entrava al Senato, andiamo a chiedere la risultanza dei computer, quante volte entra al Senato, combinazione c'è un blackout e spariscono tutte le entrate di questo signore qui al Senato. Fanno così, questa persona che non certo ruba per lui, come nel Monte dei Paschi di Siena, siamo sempre lì attraverso le banche, il PD è questa peste rossa che sta disintegrando questo paese, una peste rossa con qualche variante di grigio porco. Questa peste, io nemmeno intendo di peste, la peste del 300 che ha decimato metà della popolazione europea, l'hanno portata i genovesi, cazzo, sulle navi, dalla Sicilia, e ha fatto fuori metà della popolazione, ma non tanto la peste, quando la cura della peste, bruciavano campi, bruciavano tutti, perché non pensavano che fosse un parassita di un topino a fare tutto sto casino, e sono morte mezza popolazione europea dell'epoca. Oggi c'è una mutazione genetica della peste, era la peste nera, adesso è diventata rossa. Sono a tutti i livelli, nelle municipalizzate, nelle banche, nelle finanziarie, nei comuni, cioè nella gestione dell'acqua, della luce, di qualsiasi cosa. Si sono messi di dentro e non vogliono mollare nulla. Il Monte dei Paschi era la più vecchia banca del mondo. Nel 2005 era valutata sui 22 miliardi di euro. Oggi vale 2 miliardi e mezzo, non c'è più niente. Aveva tenute, aveva casse di risparmio di Prato, aveva un sacco di immobili, niente.
Hanno fatto una fondazione nel 2005, la fondazione ha fatto quotare in borsa la banca, e i soliti manager, i soliti imprenditori che disintegrano questo paese, l'hanno spolpata fino alla fine. Le azioni valevano 5 euro, adesso valgono 20 centesimi, e hanno fatto comprare a 5 euro i TFR, investire in TFR dei loro dipendenti, se li sono mangiati tutti dei loro dipendenti. Hanno fatto investire i piccoli azionisti che sono andati due volte lì a questa farsa del Consiglio di Amministrazione che legge un bilancio finto, e stanno lì intimoriti perché vorrebbero recuperare qualcosa che non recupereranno mai. E di nuovo con Profumo, con il suo sorrisino, che tanto diceva, tanto a me non mi fai niente, vedrai se non ti faremo niente, caro signore, vedrai, ecco perché io sono cattivo, queste cose non succederanno più. Noi abbiamo già delle leggi pronte, un manager non può guadagnare 1250 volte il proprio dipendente, un manager di qualsiasi tipo, ci abbiamo una forbice, 12 volte il tuo dipendente, punto e basta. E l'azionista, lui dal computer, da casa sua, deciderà se sei andato bene ti do un bonus, se è andato male ti licenzio, lo farà il piccolo azionista, che è il vero proprietario. Ma guardate che è una roba incredibile. Voi non capite i giri che fanno, è tutto virtuale, è tutto metafisica. Le banche stampano soldi dal nulla, lo sappiamo tutti. Ormai abbiamo capito, non c'è niente in una banca. Stampano soldi, ti danno una carta di credito, un libretto, gli assegni, non c'è niente. E oggi abbiamo 200 trilioni di dollari che girano per il mondo. È un PIL, è una ricchezza del mondo che è 70 trilioni, cioè gira il triplo della ricchezza in valuta virtuale. È una bolla talmente enorme che sta per scoppiare, che la crisi deve ancora arrivare in questo paese. Guardate, tutti i parametri stanno peggiorando, nonostante le mettino zompi da una televisione all'altra a dire che andiamoci alla ripresina. Quant'è che sentiamo questa cazzata della ripresina? La luce in fondo al tunnel, la luce in fondo al tunnel. È un rapido che ti viene dai coglioni. Produzione industriale, meno 0,5, vuol dire che mezzo punto del PIL. La produzione industriale vuol dire 500.000 disoccupati in più. Vuol dire che il PIL, tutti gli economisti, questi cazzo di economisti che mi attaccano a me, un comico dice delle cazzate, vanno in televisione a dire che io dico delle cazzate. Può darsi che io sbagli, ma sui dati e i numeri non sbaglio. Io vado prima, mi informo e sono precisissimo. Tutti hanno detto che aumenterà dello 0,2, dello 0,3, il PIL, siamo nella ripresina, è meno 0,2. Quant'è? Quanti sono i dati? 0,2? Meno 0,1, meno 0,1, stai pronto. Cosa cazzo c'è in porno che ti sta andando? Meno 0,1, più 0,2 vuol dire cappellare di tre volte. Allora, questi economisti, non c'è stato neanche uno che abbia previsto la crisi del 2008. Questa gente, noi non abbiamo bisogno di specialisti di grandi cattedratici che ci devono spiegare l'economia. Oggi gli ultimi ministri dell'economia erano banchieri e sono banchieri della JP Morgan, della Morgan Stanley. Cioè, abbiamo fatto un'analisi, la mappa del potere, vi ricordate che lo facevo sul blog e vedevo quanti consiglieri erano nelle industrie, avevamo consiglieri in 10 industrie contemporaneamente. Vabbè, abbiamo fatto un'altra analisi, abbiamo visto chi c'è sopra la piramide, 147 banche enormi che sono allacciate a 13.000 multinazionali, le quali multinazionali sono inglobate in 43.000 multinazionali nel mondo. Quindi abbiamo una BCE che per il 20% è dentro la Bundesbank e la Bundesbank per il 10% è dentro la BCE, sono collegate tutte. Quindi l'1% delle multinazionali controlla il restante 40%, l'1%, e questo 1% sono banche. Bisogna prendere e fare una legge sulle banche, dividere la finanza dalla banca commerciale. La banca deve tornare a fare la banca, deve prendere gli risparmi dei cittadini e reinvestirli sul territorio. Poi se vuoi fare una finanza la fai, ma ti tasso e ti faccio un culo così sulle speculazioni, sugli hedge fund e su tutto quello che deriva. Allora bisogna cominciare a puntare i piedi, se no non ne usciamo mai più.
Bisogna mandarli a casa tutti, non puoi pensare di fare delle riforme con questa gente qua, se no il prossimo ministro dell'economia sarà, non so, Profumo, o il ministro delle telecomunicazioni De Bortoli, il direttore del Corriere, ci ritorniamo sempre gli stessi, sempre gli stessi. Genia Carone, ecco Genia Carone, mi fai venire in mente Genia Carone allo stadio, mi fai vedere, se la sono presa tutti con questo Genia Carone, ha fatto giocare le partite e noi ci stupiamo se Genia Carone contratta col capo della polizia. Io non mi sono stupito più di tanto, non mi sono stupito più di tanto, neanche quando hanno fischiato l'inno nazionale, non mi sono neanche stupito lì. Perché quando cantavano Fratelli d'Italia, io queste parole mi sono rimbombate nella mente e ho detto: con chi devo essere fratello in questo cazzo d'Italia? Con i lobbisti, i massoni, la P2 e i mafiosi. Io invece non mi sono stupito, niente di mento mai, non mi stupisco se si fischia l'inno nazionale, mi stupisco e inorridisco quando il nostro Presidente della Repubblica riceve un condannato in via definitiva che abbiamo mandato a calci nel culo fuori dal Senato con i corazzieri, quello mi fa andare via di testa. Noi dobbiamo ricostruire lo Stato non c'è più, non c'è più lo Stato. Non c'è più, dobbiamo metterci dentro i cittadini, democrazia diretta, entrare e mettere nella Costituzione i referendum propositivi senza quorum, le leggi popolari. Dobbiamo mettere queste cose qua, dobbiamo, i cittadini diventano Stato, perché non c'è più. Ci sono 300.000 leggi, c'è una burocrazia che ti ammazza, 9 milioni di processi, non esci più. Allora se diventiamo noi lo Stato è questo. Perché il rapporto non c'è più con lo Stato, il rapporto fiscale, lo Stato ti manda una lettera attraverso Equitalia, l'ansia, tu vai a guardare la cassetta delle lettere, una volta guardavi se ti aveva scritto qualcuno, adesso lo guardi piano piano. Noi il 20 di questo mese siamo a Pescara da un signore che ha tentato il suicidio, che c'è un figlio handicappato, che hanno messo la sua casa, l'ultima, aveva 10 negozi di profumeria, gli hanno portato via tutto, la casa col figlio handicappato, lui ha tentato di uccidersi, l'hanno salvato in tempo e continuano ad andare lì. Adesso ci sarà messa all'asta. Noi, il 20 di questo mese, io e i miei compagni parlamentari e tutti gli amici dei Mità andremo là e guarderemo negli occhi chi si presenta a comprare quella casa lì. Vogliamo proprio guardarli negli occhi. Ora siamo sotto, guardate, io non vorrei neanche dirvi programmi, le cose, siamo in campagna elettorale, sentirete tutte le stesse cose, in televisione sento le stesse cose, sento il nostro programma copia e incolla da chiunque, sento queste cose e dicono che noi siamo i falsi, che noi sappiamo che occupiamo noi, che siamo... Guardate, potete credere qualsiasi cosa, però a noi... No, sì, guarda, è veramente una roba incredibile. Questo qui è diventato fuori di testa, va con il cane questo cazzo di Dudu, ma Dudu deve essere affidato alla vivisezione, lui, quel cane lì e basta. Io ce l'ho un cagnetto così, ce l'ha mia moglie, li detesto quei cagnetti. Perché? Perché? Perché quelli, i proprietari di questi cagnetti, in effetti, non amano gli animali, non amano i cani, amano il proprio cane e detestano gli altri. E questi cagnetti che sono piccoli, carini, ma la loro natura è di infilarsi nei cunicoli, nei minatori a cacciare i topi, cunicoli nelle miniere, gli Yorkshire sono fatti così per entrare lì dentro. Li metti in una borsetta di Louis Vuitton, cazzo, sono snaturati, vedi che escono col capottino Fendi, le pantofoline di Louis Vuitton, li mettono il profumo, cioè il profumo da cani costa degli animali, c'è proprio il profumo, li ho spruzzi nel naso, non sentono più un odore del cazzo, appena vedono una merda, oh, ci si buttano dentro perché ritornano alla loro essenza di cane. C'è un giro d'affari incredibile, le pastigliette, ha cagato il cane, ma vaffanculo che si è cagato il cane, sono io che non cago da 15 giorni. Allora, entro a casa i miei figli, la prima cosa che fanno i miei figli, dove sei, dove sei, dove... E a me non mi cagano più. Le ventiere. Le dentiere, il gratta e vince, ma è chiaro, siamo un popolo anziano, io sono anziano,
Io mi voglio rivolgere a quelli della mia età, del 67, 70. Dove siete? Perché? Perché è questo. E mi fa piacere che ci siete. Non siete solo a sentire Berlusconi. Ma è così. 22 milioni di pensionati. Magari 8 di questi votano Berlusconi, ma li capisco. Perché dovrebbero votare uno che vuol mandare a casa tutti, sovvertire il sistema? Magari questi 8 milioni vivono abbastanza ancora bene, galleggiano sulla crisi, magari hanno una pensione tutte e due, la seconda casa, il low cost, i prezzi bassi, perché dovrebbero sfasciare tutto? Allora vanno, allora si, la dentiera, bene, ti do indietro l'IMU, il set di petrolio, il gratta e vinci, e stanno lì a guardarlo. Stanno lì perché non hanno, è chiaro. Hanno la pensione e voteranno Berlusconi finché gli arriva la pensione, ma appena non arriva più e siamo già su quei livelli, è così. Dall'altra parte il PD prende soldi dagli stipendi pubblici, quelli che hanno un lavoro, e fino a quanto avranno il lavoro e lo stipendio pubblico? Signori, ci siamo adesso, ci siamo. E allora anche queste persone dovranno decidere se una volta nella vita un uomo di 70 anni può pensare a suo figlio e a suo nipote e giocarsi qualcosa di suo. Dio mio, è meraviglioso! Ma è meraviglioso! Me lo dice uno che poteva battersene i coglioni, io potevo starmi nella mia villa, ma avete fatto vivere per 42 anni in un modo meraviglioso. Io mi ricordo queste qua. E mi avete dato soldi, benessere, come faccio a starmene lì a vedere i miei? Io ho sei figli, uno va in Australia, poi torna, non ce la faccio, ci sono questi cazzo di canguri, e viene giù. Quell'altro va, dice, si mangia male, vengo giù. Un altro a 25 anni, lavora nei villaggi a 700 euro al mese, perché è assunto dalle agenzie interinali che si mangiano il 50% dello stipendio di un giovane di 25 anni. 700 euro al mese, lo licenziano al sabato, lo riassumono al lunedì, e alla domenica dice: papà, chi sono, una merda, la domenica non so chi sono. E allora ho dovuto fare queste cose per i miei figli, per i vostri figli. Ho detto: mi butto la mia carriera nel cesso, chi se ne frega, esco e faccio qualcosa per gli altri. Ed è bellissimo, ed è bellissimo. Non ci sono soldi che tengo. Se volevo i soldi avremmo tenuto i nostri 42 milioni, io facevo il tesoriere. Forse abbiamo cappellato, cari signori, forse abbiamo sbagliato tutto, forse io vi ho costretto a rendicontare il caffè, la cosa, forse potevamo tenerci tutti i soldi, maledetto. Io facevo il tesoriere, tu guadagnavi 20.000 euro al mese, e che cazzo di, ma facevamo come gli altri, un po' di bunga bunga che non va a far culo, non scoppiamo mai. Taglia. Sono ragazzi meravigliosi, fantastici. Io vedere un Di Maio, vedere Toninelli, vedere questa gente qua preparata. Abbiamo fatto delle cappelle, anch'io posso aver fatto delle cappelle, ma ve le faccio perché sono una persona, un essere umano. Ho sbagliato anche per voi che non rischiate, che state lì e anni che guardate. L'ho fatto anche per voi, che ci siamo noi. Io, se devo descrivere, sono una specie di raddomante con un cellulare. Abbiamo un cellulare che andiamo a cercare un po' di fonti, di verità. Poi la verità non esiste, la vera verità non ce l'ha nessuno. Però esiste una cosa, l'onestà intellettuale, la togli. L'onestà, io non ho fatto un corso di onestà. Loro non sono onesti così perché hanno fatto un corso di tre anni per essere onesti. O lo sei, o non lo sei. È un tic. Io lo sono perché avevo mio padre, un artigiano meccanico, che mi ha insegnato quattro cose: a non metterlo nel culo al mio prossimo, di non fare debiti, uscire con la stessa donna tutta la vita e tirare su dei fili in modo decoroso. Quattro cose. Aveva 50 anni più di me e mi ha insegnato più quelle quattro cose lì di tutti i cazzoni specialisti del mondo. E sono diventato così, e i miei figli spero, perché insegni quello che sei. E allora la grande rivoluzione è questa, inserire, lascia perdere il programma, la piccola e media impresa, il reddito di cittadinanza, ce l'abbiamo, però la rivoluzione è inserire una persona per bene lì dentro. Non l'hanno mai vista, un onesto, non l'hanno mai vista. A un certo punto è comparso uno di questi, allora, è comparso in un nosocomio di malati di mente che votano cose che non capiscono, votano leggi, il comma 7 che modifica il comma 18 della legge 15, del paragrafo 7, loro dicono sì o no in base alle direttive.
è arrivato uno che ha detto: ma cos'è il comma 7? Cazzo, in Parlamento c'è uno che ha chiesto cos'è il comma 7. Chi è quello lì? È l'onesto, l'onesto curioso, e li ha fatti fuori, li ha spodestati. Allora si è creato un odio, perché abbiamo cominciato a diminuirci lo stipendio, a cercare di dare degli esempi. E loro non sono abituati a fare questo, non sono proprio abituati. Hanno questa malattia che si chiama Madame Monti, Aletta, questo Allebettino. È una malattia che si chiama alessitimia o alexitimia. È questa incapacità di riconoscere le emozioni tue e quelle degli altri. Lo vedete, Allebettino, è finto simpatico, fa il simpatico, e non c'è peggio di un antipatico che si finge simpatico. Lo si vede, lo si sente. Mentre Berlusconi fino a 2 anni fa ci credeva nelle balle spaziali, 1 milione di posti di lavoro, il patto con gli italiani, era magico, perché finiva per crederci davvero. Ci credeva davvero. Ho tolto l'IMU ai comuni, e poi 3,5 miliardi sono andati in crisi tutti i comuni, hanno dovuto alzare l'IRPEF, quindi l'IMU l'abbiamo pagata a tutti, anche quelli senza casa. E ci credeva che aveva fatto un servizio allo Stato, si raccontava delle balle da solo. E adesso lo vedi, pover'uomo, è un pover'uomo che gira, che regala dentiere, che non capisce, che faranno questa fine qua, i grandi uomini, i dell'Utri, quelli che hanno creato Forza Italia da pubblicitaria, quelli che hanno condotto il riciclaggio dei soldi dei mafiosi dentro le pubblicità di tutto il mondo. Guarda che fine ha fatto, questi uomini potenti, l'hanno inquadrato, era su una lettiga in Libano, all'ospedale, in carrozziera, con delle pantofole in marcia, era lì che guardava. Fanno questa fine qua, non sono neanche degli uomini. Ma che cosa vuol dire questa nazione qua, che va a controllare un vecchio, che va in un centro anziani 4 ore alla settimana, uno che ha evaso 300 milioni di euro, cazzo, 4 ore alla settimana a pulire il culo a un vecchio, lo faccio anch'io, è un affare, è un grande affare! Con l'elicottero, i carabinieri! I carabinieri, la polizia, la Digos, la DIA, che proteggeva questo nosocomio, i parenti non riuscivano neanche a entrare. È per quello che dice che io sono cattivo. Silvio, io sono cattivissimo. Silvio, i primi giorni te ne accorgerai, hai ragione. Bravo! Che paese. E allora quel job act, e allora gli 80 euro. Noi abbiamo i documenti, non c'è copertura, la copertura la fanno prendendoti l'assegno del coniuge a carico. L'assegno del coniuge a carico è sparito, ma non ci ha messo abrogato assegno per il coniuge a carico. Ci ha scritto armonizzato l'assegno del coniuge a carico. Tu vai alla posta e dici: scusi, l'assegno a carico di mia moglie, guarda un attimo, vado a vedere se l'hanno già armonizzato. La presa per il culo delle parole, un indagato diventa imputato, l'indagato potevi metterlo negli arresti domiciliari perché poteva inquinare le prove, cambiano la parola, senza che noi siamo scemi che non ce ne accorgiamo, da indagato diventa imputato, allora per arrestare uno deve essere già sotto processo, quindi non, anche in flagranza di reato non puoi prenderlo e metterlo negli arresti domiciliari perché in flagranza di reato non è imputato, non c'è il processo. Io che ho affrontato tutti i processi, ne ho una 80, ho affrontato processi incredibili, processi che c'erano 20 magistrati con le toghe di ermellino che arrivavano lì e mi hanno condannato perché ho distrutto un sigillo già portato via dal vento. Cazzo, ma prendetelo col vento, io non c'ero, dove cazzo è finito sto sigillo? E allora cos'è costato? Ci hanno processato in 20, sono andato 2 volte al Tribunale di Torino, in 20 avvocati, poi c'è stato uno che si è sentito male, allora hanno rifatto. Cos'è costato? 9 milioni di processi, 250.000 avvocati, il numero di avvocati di Roma è maggiore di tutti gli avvocati della Francia, il numero degli avvocati di Milano è maggiore di tutti gli avvocati della Gran Bretagna. E ogni anno il 10%, cioè quindi c'è 10-15%, 25-30.000 avvocati in più ogni anno, aumentano gli avvocati, aumentano il grado di litigiosità degli italiani, aumentano il grado di litigiosità, aumentano gli avvocati, processi che durano 3, 4, 5, 10 anni,
le prescrizioni, hanno abbassato il reato del politico col mafioso, l'hanno portato da 7 minimo a 4 minimo, in modo che puoi patteggiare, andare sotto i 2, non c'è, c'è la prescrizione e quindi non c'è l'interdizione dei pubblici uffici e ti puoi ricandidare. L'ha fatto il blebettino per il nano, così il nano lo può appoggiare nelle riforme. Questo è questo paese qua. Quindi, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, questa volta vi passa un treno straordinario. Questa è una scelta politica del 25, è una scelta politica, non di partito, di simpatie. Posso anche esservi antipatico, va benissimo, sono antipatico, ma qua c'è da decidere. Aiuto d'acqua, stai attento. Grazie. Andiamo là, abbiamo 7 punti, adesso cominciano a dire esattamente che noi andremo là, ci mettono in un cesso, non conteremo niente. Noi faremo un gruppo parlamentare straordinario, noi hanno esattamente adottato la stessa tecnica del Parlamento italiano, il Parlamento europeo non esiste, non ha nessun potere decisionale, nessuno. Sì. Beh, però se parliamo e non sentono, dimmi. Andiamo, non possiamo. Ci troviamo un eccesso, però troveremo uno stronzo che l'ha detto. No. Sì. Vabbè, non ripeto perché c'è una parolaccia, poi sei tu che parli male, io sono un gentleman a confronto tuo, Lord Bruno. Bene. Noi, qualcosa che non conosciamo, che cos'è sentirsi europeo? Che cos'è? La sigla che hanno, la loro Beethoven. Cazzo, Beethoven, no? L'inno della gioia di Beethoven. È questa la gioia di appartenere all'Europa, con l'inno di Beethoven, che a metà inno, se vedete, cambia, diventa una marcetta turca. È il pezzo più brutto che ha fatto Beethoven ed è stato usato in tutte le occasioni. Ai compleanni di Hitler, ai compleanni di Mao, la Rhodesia per santificare l'apartheid, in tutte le situazioni. Che cosa andiamo a fare? Che cosa significa essere europeo? Nelle elezioni del 2009, 335 milioni di aventi diritto al voto, 230 milioni non sono andati a votare, non sappiamo cos'è, non sappiamo chi è, non sappiamo quante nazioni sono fuori dall'euro e sono dentro l'Europa, non sappiamo che cos'è l'Olanda, che cos'è la Lituania, dove si trova la Polonia, non sappiamo nulla. Abbiamo sistemi fiscali diversi, 28 lingue, ogni legge viene tradotta in 28 lingue, adesso traducono in 4 lingue tranne l'italiano, hanno 3 parlamenti, 2 parlamenti, 2. Bruxelles e Strasburgo, e ogni 4 giorni al mese tutti 300, 700 deputati più 4.000 scribacchini vanno là, 4 giorni con i faldoni stanno là e ci costa 100 milioni il Parlamento di Bruxelles, più 50 milioni quello di Strasburgo, poi c'è delle commissioni. Allora chi sono? Che cos'è sentirsi europeo? Qual è? Diciamo delle cose. Allora, tutta questa gente che viene a dirvi fuori dall'euro, dentro l'euro, fuori dal fiscal compact. Allora, andate su Google, motore di ricerca, digitate Bersani, Floris Bersani, festa del luglio del 2009, luglio, 27 luglio 2009, intervista di Floris a Bersani, Festival dell'Unità, credo Modena. La domanda di Floris a Bersani è: firmerete il fiscal compact, quello che ci farà tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni? La risposta di Gargamella dice: stiamo mica scherzando, ma mai consegneremo il popolo italiano in mano agli usurai. Dice testualmente così. 2 mesi dopo, tutto il PD all'unanimità vota a favore del fiscal compact. Luglio, 28 luglio 2009, alla domanda e cosa faremo per il fiscal compact, Tremonti a nome di tutto il PDL dice: stiamo scherzando, sono un economista, io so cosa vuol dire, non accetteremo mai un trattato capestro che ci strangolerebbe. Dice queste parole. 2 mesi e mezzo dopo, tutto il PDL all'unanimità firma a favore del fiscal compact. Ora, signori, questa gente qua non ha più assolutamente nessun tipo di credibilità.
Noi andiamo lì con 7 punti, noi non andiamo a discutere il fiscal compact, noi andiamo a strapparlo sulla faccia alla Merkel, basta! Noi non accettiamo quel trattato lì, è un trattato che ti mette in mano alle grandi multinazionali, ai fondi pensione, ai fondi imperiali, ai fondi arabi, ai fondi americani. Stanno già comprando solo questo paese, signori, e se dobbiamo tagliare 50 miliardi in un anno, per 20 anni ogni anno, ci dobbiamo svendere qualsiasi cosa. Stanno già mappando i nostri beni culturali sotto gli uffici, stanno facendo gli inventari, i ragionieri europei si prenderanno quelle robe lì, si prenderanno le vostre università, le nostre università, magari quella qua di Pavia, quelle università, 200 università, stanno già trattando per diventare private, gli asili nido non ci saranno più dello Stato, sono cose che stanno succedendo adesso. Adesso, cari signori, in questo momento, e allora dobbiamo lasciare gestire il gas, l'energia, l'elettricità, l'acqua, i rifiuti da questa gente qua. Sono le stesse multinazionali che gestiscono l'elettricità in Sud America, in Sud Africa, nel nord dell'Europa, fanno così. Quando sei in difficoltà, prima paghi e poi ti erogo l'elettricità. Prima paghi con una tessera prepagata, quando finisce il credito stacco. In Grecia hanno fatto così. La Grecia, che si poteva salvare, che era il 2% del PIL di tutta Europa, l'hanno massacrata. Ecco cos'è la mafia oggi, ecco cos'è il capitalismo oggi. Senza cuore, senza sentimenti, vanno lì, massacrano la Grecia, poi se ne vanno massacrano magari il Portogallo, poi vanno a Malta, fanno così. È questo oggi. E noi dobbiamo permettere a questa gente qua, in Grecia ci sono i condomini, 8 condomini su 10 che non hanno elettricità, vanno a legna. È questo che ci attende? Lo possiamo permettere? Mio padre, tuo padre, i tuoi nonni, non so chi, hanno combattuto per 100 anni per avere questi diritti in mano alle persone. Il welfare, glielo concediamo a questi cazzo di ragionieri tedeschi, ma va! Andremo lì, fiscal compact, non ne parliamo, lo stracciamo, le nostre condizioni sono queste. Via, il debito, abbiamo il debito, abbiamo un debito strano noi. Noi siamo falliti nel 2011, scusate, vi dico due cose, mi permettete? Allora, falliamo nel 2011, metà del nostro debito è in mano alle banche tedesche, francesi, anglo-americane, va bene? Quindi non ci potevano far fallire, tu non fai fallire uno che ti deve tanti soldi, anzi, gli dici guarda, dammeli un po' più così, se non va poi male, dai forza, dai che non vai male, cazzo, sono in mutande, c'ho più cazzo, dai! Anche le mutande, magari quanto vuoi per quelle mutande? Cioè, cerchi di tirarlo su. Perché se fallivamo noi, falliva la Francia e la Germania, che avevano metà del nostro debito, circa 900 miliardi dell'epoca. Era 1800 il debito. Allora che cosa fanno? Mandano questo ragioniere Rigor Montis arriva e fa queste cose. E l'economia peggiora, strizza tutto il popolo italiano, tutti i parametri peggiorano, dalle tasse, il lavoro, il PIL, la disoccupazione, il costo del lavoro, peggiora tutto e le banche, la BCE mette soldi, le dà alle banche private, le banche private non erogano credito perché non possono né alle famiglie né alle imprese, perché quei soldi li servono a ricomprare il debito che è in mano alle banche straniere e così per 3 anni noi facciamo questo giro così virtuoso. Mi seguite? Quindi adesso loro si sono recuperati un 20, hanno un 30% da recuperare, appena avranno recuperato il 30% con questo giretto qua, ci mollano, non siamo più appetibili come mercato, il nostro mercato interno è fermo, non ci consuma più, figurati se vengono a esportare i loro prodotti qua, chi cazzo glieli compra? Andranno in Russia, in Messico, andiamo in Brasile, in Argentina, i nuovi mercati emergenti, noi non interessiamo più come Sud Europa, noi, cioè vuol dire noi, la Spagna, anche la Francia adesso, quindi il Portogallo, l'Irlanda e la Grecia. Quindi noi non dobbiamo permettere che loro si riprendano il loro debito, perché noi adesso abbiamo un potere contrattuale. Rivuoi il tuo 30%? Allora le mie condizioni, ci spalmiamo questo debito in tutta Europa, perché l'Europa deve diventare una comunità, non un'unione, una comunità con la solidarietà, perché è nata così. Perché noi siamo un movimento solidale, comunitario, noi! E l'Italia deve diventare così, noi siamo nati il 4 di ottobre 2009, il giorno di San Francesco. Noi siamo i primi francescani in Italia. Bergoglio è venuto dopo! Bene.
gli Eurobond non vogliono farlo, sono affari loro, sono loro decisioni. Poi il 3%, parametro di Maastricht, che non si capisce perché è il 3%, abbiamo chiesto, non c'è un francese, un sottosegretario francese ha determinato che era il 3%, gli hanno detto ma perché ha fatto il 3%? Ma perché era un po' meno del 4, un po' più del 2, così, non c'è una ragione. Non c'è una ragione perché noi dobbiamo rispettare questo parametro. Mettere il pareggio in bilancio in Costituzione è una vergogna, perché deleghi la tua politica fiscale a degli stranieri. Io se voglio sforare, devo sforare. Se posso fare un po' di debito, lo faccio. Sei in mano mia. Cioè, se io investo su mio figlio, posso fare anche un debito, poi lo recupero. È un investimento, non è un debito. Ma se io ce l'ho per Costituzione che non posso farlo, vado a picco, non ho chance. Non è detto che il debito sia per forza un male incredibile, perché per esempio il Giappone ha il secondo debito dopo gli Stati Uniti del mondo, ha 20.000 miliardi di debito, cioè 10 volte il nostro, 20.000. Però è in mano ai giapponesi, è in mano a una banca di Stato giapponese che può stampare soldi. Allora fermo, allora che cosa succede? Che ha un debito enorme in mano ai giapponesi, allora la banca dice l'economia va male, abbassa un po' i tassi, va bene, aumento di mezzo punto, e oggi il tasso sui BTP giapponesi è il più basso del mondo, 0,6, ci siete? Più basso del mondo, debito più alto del mondo, tasso più basso del mondo. Poi che cosa fa? Stampa soldi ogni anno la banca centrale giapponese per 3.500 miliardi di dollari all'anno, che investe nel mercato interno, in tecnologie, innovazione, piccole imprese, start-up, e infrastrutture per il popolo giapponese, e il Giappone oggi ha assolutamente il tasso di disoccupazione più basso del mondo, non ha disoccupazione! Allora, solo che il nostro debito è sempre in mano a degli altri. Siamo draghi di tela, allora andiamo lì a dire queste cose. Poi io voglio che i finanziamenti che arrivano dall'Europa, che sono soldi nostri, perché noi magari non lo sappiamo, ma noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa, gli diamo 15 miliardi tutti gli anni, 15, ce ne ridanno 9 e 6 se li tengono, grosso modo, eh? I 9 vanno in 3 regioni, Calabria, Campania, Sicilia. Io sono andato 2 volte con 2 magistrati là a dire guardate che state finanziando la 'ndrangheta, la camorra e la mafia, non dateli più, se no monitoriamo dove vanno a finire i soldi, nomi, cognomi, basta mettere in rete, fai vedere dove vanno i finanziamenti, non c'è un nome, non c'è un progetto, non c'è nulla, c'è il nome di una piccola palla SRL, poi il progetto Cinzia. Che cos'è Cinzia? Sono i miei soldi, vorrei sapere il progetto, un nome, un cognome, una faccia. Dove vanno i soldi? Chi è sta cazzo di Cinzia? Niente. Ed è la stessa cosa di qua. Non vogliono far capire nulla. Non fanno capire nulla. Ecco cos'è l'Europa. La politica è l'arte della complessità, diceva Vendola. La palingenetica blotterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale. Ma vai a fanculo. Ma la politica è la semplicità. La semplicità è la cosa più vicina all'intelligenza. Noi abbiamo bisogno di capire, di dare trasparenza, di mettere in rete le cose. Non servono commissioni, super commissioni dell'anticrimine, dell'anticorruzione. Serve mettere in rete, sei obbligato a mettere tutto in rete. Noi mettiamo tutto in rete, dallo scontrino, tutto lì, puoi controllare. Chiunque può andare lì e controllare dove vanno a finire i suoi soldi. E allora andremo in Europa a fare questo. Andremo all'Europa a fare questo. Se loro non accettano questi 6 punti, se non accettano che i nostri finanziamenti arrivino e rimangono qua, la nostra agricoltura, pesca, allevamento, il nostro made in Italy, noi ci dobbiamo proteggere una delle cose più belle del mondo che si chiama made in Italy, ce l'abbiamo solo noi e un po' i francesi, noi dobbiamo proteggerci queste robe qua. E allora ecco che io sono anni che parlo di queste cose, i maiali d'albergio, 300.000 maiali d'albergio, vanno a Parma, stanno un po' lì, prendono la residenza, poi tornano in Belgio. Ma ve lo ricordate? Sono 20 anni che parlo di queste cose, l'acqua con i camion che girano, ve lo ricordate? Non riescono neanche a fare un piano logistico, i camion, le navi che girano, il 45% dei camion che girano in Europa sono vuoti.
Il 45% dei container che girano sulle navi sono vuoti. Un container dalla Cina, l'interno, quello che ci metti dentro, costa 5.000 euro farlo arrivare da Pechino, un container. Ma non è quello lì il valore aggiunto, il guadagno. Il guadagno è il container, farlo girare. Dove lo metti costa, dove lo metti costa. Non è quello che c'è dentro. È far girare il contenitore, non il contenuto. Fanno persino in Australia. Non riescono neanche a far girare i camion pieni e diamo i finanziamenti al trasporto su gomma. Non riusciamo a farli... ti investono, ti schiacciano, almeno la soddisfazione che se ti schiaccia il camion è pieno, ma cazzo è vuoto. Allora i pastori sardi hanno fatto una manifestazione, si sono picchiati, l'hanno picchiati la polizia, hanno rotto tutti i manganelli con la testa, i sardi, perché a Porto Torres sbarca una nave e sentono i pastori sardi belare delle pecore. E erano pecore rumene e hanno capito che stavano belando i rumeni, hanno detto cazzo su, questo non sono pecoresi. Allora pensate un po', la pecora dalla Romania va in Sardegna, il latte lo prendono dalla Germania, fanno il pecorino lì sardo e lo esportano in Belgio. Cazzo, i pastori sardi dicevano, che cazzo lo stiamo facendo? Ma così, allora noi ci tuteliamo. Noi ci tuteliamo, vogliamo mangiare, spremerci le arance tunisine e buttare via le nostre arance siciliane, quelle rosse? Benissimo, io sulle arance tunisine ti metto il 25% di IVA, su quelle invece siciliane il 2%. È semplice. Riteniamo protezione dei nostri... Siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. C'è qualcosa di drammatico. Importiamo migliaia di tonnellate di olio lampante, quello schifoso dalla Spagna, lo tagliamo con il nostro, abbassiamo i prezzi, ci scriviamo Made in Italy e riparte in tutto il mondo. Queste cose non si possono fare. Il movimento ha già fatto delle leggi meravigliose. Primo, se vuoi delocalizzare, perché qua non ci vuoi stare bene, delocalizzi. Però se hai preso dei finanziamenti pubblici negli ultimi 6 anni, li ridai indietro, questa è una nostra legge. Abbiamo una grande battaglia, una guerra straordinaria. Una guerra, hanno una paura fottuta, mandano Schulz, mandano questa gente qua. Abbiamo contro poteri fortissimi, abbiamo contro anche gli americani, cari signori. Abbiamo anche contro gli americani perché hanno firmato un patto che è incredibile. Un patto che dice saltuariamente che gli americani possono venire qua, portare i loro prodotti in barba alle nostre leggi, magari i loro OGM, noi abbiamo una legge che è contro gli OGM e loro possono fare una cosa, citati, una multinazionale cita il governo italiano perché non riesce a vendere i loro prodotti di merda qua e ti cita in un processo offshore. Cioè il processo non è in Italia, sarà in una cazzo di isola loro con i loro legali da $3.000 al minuto e ci portano in una crisi pazzesca. Abbiamo firmato queste cose qui, andremo lì a creare trasparenza, onestà e basta così. Apriremo il Parlamento europeo come una scatola di tonno, come abbiamo fatto col nostro. Quindi io finisco qua, signore. Finisco qua. E allora, il lavoro. Il lavoro, io non riesco più a sentire questa parola, che era nobile, cazzo nobile. Il lavoro è una buona parola, oggi con questa parola si ricatta mezza umanità. Il lavoro, che cos'è diventato il lavoro? La Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ci manca una parola dopo. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro retribuito, ci manca questa parola qua, ci manca, e invece si appiattisce giù, vai nei cantieri, ma domani sono rumeni. Non sono neanche italiani, rumeni, i brasatori sono rumeni. Vai in Romania, vai nei cantieri rumeni, non sono rumeni, sono ucraini. Poi vai in Ucraina e sono georgiani. Poi vai in Georgia e sono del Bangladesh. Poi vai in Bangladesh e ci sono quelli del Bangladesh perché sono gli ultimi. Il lavoro. Ma il lavoro è una cosa importante della tua vita, ma non può essere tutta la tua vita. C'hai anche gli affetti. I figli, leggere un libro, stare sereni. Ma che cos'è il lavoro? Comprare il carbone dalle miniere turche, 240 morti. Il carbone è lavoro. Accavare il carbone nel Sulci, il carbone solforizzato che lo buttano via e ammalarsi a cancro ai polmoni a 55 anni è lavoro.
Il lavoro è andare in una fonderia, che siete mai andati in una fonderia a Taranto, a Piombino, sembra Dickens, sembra qualcosa, escono la gente con tutta nera dal carbon core. E questo qua è il lavoro che volete per i vostri figli. Il lavoro che cos'è? C'è gente che è convinta di avere un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito. È il reddito che ti tiene dentro la società o ti espelle, non il lavoro. E allora ecco che accetti qualsiasi ricatto per il lavoro, qualsiasi cosa che non è naturale per te, per cui non sei portato, ma lo accetti per un cazzo di stipendio per sopravvivere di merda. E allora io voglio cambiare questa cosa qua. E allora dico, perdi il lavoro, benissimo, chiude la tua azienda, che vada a fare in culo se chiude l'azienda, però non chiude la tua famiglia, ti diamo un reddito di cittadinanza che non è un bonus, e prendere una persona che perde il lavoro e dire, senti, ci stiamo dietro, il tuo comune non ti abbandona, ti dà un reddito di cittadinanza di 600-700 euro a te e un reddito a tua moglie, cominciate a vivacchiare, poi ti prendo e vedo se c'è un lavoro disponibile per te, magari con qualche servizio, magari ti chiedo di fare qualcosa, se non mandi i figli a scuola, te lo tolgo, ti chiedo qualche cosa di informarti, ti faccio un po' una verifica di quello che sai fare, ti instrado, non ti lascio, è positivo, c'è in tutta Europa, porca puttana, e mi rompono i coglioni a noi che non si può fare perché non ci sono i soldi. Ci sono i soldi, togliamo i soldi delle casse integrazioni del cazzo, togliamo i soldi dei sindacati che hanno disintegrato il lavoro in questo paese qua, disintegrato, sono colpevoli come i partiti. Allora gli operai entrano nel processo industriale, finanziario, economico dell'azienda, diventano soci dell'azienda, come nelle aziende americane e tedesche. Non hanno bisogno di rappresentanti, si autorappresentano dentro l'azienda. I soldi non li troviamo, togliamo i rimborsi editoriali, togliamo tutti i vitalizi, togliamo tutte le cose, togliamo le province che sono 11 miliardi, ne possiamo recuperare 3, veramente togliendo. Accorpiamo i comuni sotto i 10.000 abitanti, andiamo a vedere in Afghanistan quanto sono, che cazzo ci siamo a fare in Afghanistan, prendiamo quei soldi lì, facciamo gli F-35, sono andato a vedere un'azienda straordinaria fatta in 3 anni, robotica, tutto perfetto, dei geni lì dentro, tutti ingegneri fantastici, e io dicevo, avete queste menti, avete l'elettronica, tutta la robotica, per cosa fare? Per far decolare un cazzo di aereo che va a bombardare da qualche parte, ma è sprecato questi soldi e questa intelligenza, si può fare in un altro modo. E poi fra 2 anni quel bombardiere lì è sorpassato, perché adesso hanno i droni telecomandati, non è che vai lì sopra, fai il pilota, senza pilota il drone ti segue, gli danno il codice fiscale e poi lo mollano. I droni fanno già consegne di pacchi per Amazon, l'hai visto il filmato, consegnano i pacchi, anche a Natale ti regali con drone. C'è Babbo Natale che dice, ma che cazzo sta succedendo? Già un migliaio di rene si sono suicidate, hanno perso il lavoro. Vabbè, allora vicino, il lavoro. E vicino c'è l'Avio, vicino agli F-35 c'è l'Avio. L'Avio sta facendo le turbine della Boeing con le stampanti 3D. Le stampanti 3D, se vi ricordate, 4 anni fa ne avevo fatto vedere una sul palco, vi ricordate o no? Era 900 euro, facevo i fischietti, facevo cose. Bene, sono andati avanti in 4 anni, non costano più 900 dollari, costano 50.000 dollari. Oggi le stampanti sono nei comuni degli Stati Uniti, il cittadino ha bisogno di un oggetto, non se lo fa regalare, ha bisogno della dentiera, va dentro, prende il file della dentiera e se la fa la dentiera a lui. Si fa una dentiera, una canoa, una casa di 100 metri quadri con le stampanti. Se fanno le turbine Boeing, dei Boeing, con le stampanti 3D, con la polvere di alluminio e la polvere di titanio, mettono queste due sostanze ed esce tutto roboticamente, automaticamente, con un file, mettono dentro, esce la turbina, vuol dire un terzo di materia prima, un terzo di energia e un terzo di ore di lavoro. E questa è la rivoluzione industriale, non abbiamo più bisogno, cazzo, di Piombino, di Taranto, di sciogliere il coco, di fare la ghisa, è tutto, sta già iniziando sotto i nostri occhi. E allora di questa gente qua di che cosa parla? Di che lavoro parla? Il lavoro, le aziende che chiudono, i negozi che chiudono l'incendio, non riapriranno più, non torna quel lavoro lì, ce lo dobbiamo reinventare.
passare dal petrolio alle rinnovabili e creare posti di lavoro, e lo fai mettendo il fisco, fiscalizzando. Invece fai a vedere la loro agenda verde. L'agenda verde loro, sai che cos'è? La chiamano green economy. Sai che cos'è la green economy? Vedi, green economy attraverso il fossile, di nuovo petrolio e di nuovo il gas. Noi non abbiamo bisogno di gas. Noi non abbiamo bisogno di gas. Questa gente ti fa venire il panico, perché quest'inverno, se Putin fa casino, il nostro gasdotto sono balle. Balle, noi dobbiamo agire su altri parametri. Non abbiamo bisogno né di gas, né di pozzi di petrolio in Basilicata, né di pozzi davanti alla Sicilia. Abbiamo bisogno di efficienza energetica e di intelligenza. Tu prendi un edificio che consuma il 30% del gas di fossile, 30% di CO2 e 30% di materiali, un edificio. Si potrà migliorare la costruzione di un edificio, cazzo, 20 anni che ne parlo. Si possono fare i cappotti esterni, cioè mettere l'efficienza energetica con la gente dentro, non deve neanche andare via. Cappotti esterni, doppi vetri, un congelatore a olio di colza, passi da 400 kg al metro quadro anno a 4 kg al metro quadro anno. Fai le case attive. Solo che noi dobbiamo avere un concetto diverso sull'energia. Fare energia significa che i cittadini, i comuni devono diventare proprietari della distribuzione. Allora uno fa un kilowatt in più, lo passa al suo comune, che lui lo vende a un altro cittadino. Consumatori e produttori, è la terza rivoluzione industriale sull'energia che dobbiamo fare. È un cambiamento epocale. Invece il gas lo comprano d'estate, che costa meno, lo stoccano sotto il culo della gente e lo rivendono d'inverno, che costa di più. Non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di intelligenze e abbiamo bisogno di gente per bene, che siano nei posti giusti. Quindi, e finisco qua, il 25 di maggio è la più grande rivoluzione politica che possiamo fare. Il 25 di maggio o noi o loro. Basta. Grazie a tutti. Ma hanno parlato già? Ah, dovete ancora